parcheggi abusivi, intere corsie occupate dalle automobili. La scelta dei posteggi a pagamento non mi sembra una scelta che è percorribile. Amici di Lavoni CT, dopo le numerosissime segnalazioni pervenute in redazione circa il problema dei parcheggi, ci troviamo questa mattina proprio alla cittadella universitaria di Catania per constatare di presenza il problema. Andiamo a chiedere ai ragazzi. Dove posteggiate? Posteggio inventato! Posteggio inventato, te lo giuro è vero. Tu sei uno studente della cittadella? Perfetto, scienze erboristiche. Ah, quindi scienze erboristiche? Ogni giorno è questa la situazione? Quasi ogni giorno. Cosa pensi? Perché già comunque sì, è quasi ogni giorno così, i posti non ce ne sono completamente, ma per tutti è così. Infatti le macchine le vedi come sono parcheggiate. Cerco di scendere col motorino proprio perché i posti non se ne trova, quindi preferisco prendermi il freddo piuttosto che cercare 3 ore posteggio qua dentro, che è un manicomio. Non calpestate le aiuole. Hai trovato difficoltà nel trovare posteggio stamattina? Abbastanza. È ogni giorno così? Sì, praticamente sì, ogni giorno. Solo se vieni di pomeriggio, più o meno un po', puoi posteggiare tranquillamente. Le macchine sono messe ovunque, se si arriva un po' più tardi non si trova neanche posto. Potete vedere uno dei numerosissimi casi qui alla cittadella. Pensate, addirittura 2 automobili entrambe posteggiate in curva. Non tutti sanno infatti che è prevista una sanzione di 30 euro per chi posteggia l'automobile in un parcheggio improvvisato, ed è addirittura prevista un'altra sanzione di 60 euro più la rimozione dell'automezzo per i mezzi che appunto regano il tralcio per l'ingresso e la fuoriuscita delle altre automobili. Esatto, un po' di giri. Poi alla fine ho posteggiato comunque non proprio nel posteggio giusto. Sappiamo di alcuni ragazzi che vengono qui la mattina intorno alle 6 per trovare posteggio, magari dormono, studiano in macchina e poi vanno a lezione alle 9, alle 10. Sì, purtroppo qualche collega capita questa situazione. Può capitare perché ovviamente se no il posto non si trova. Ce l'hanno raccontato un po' come una leggenda di questi ragazzi che vengono... Guarda. L'unica possibilità, insomma, per trovare posteggio. A meno che un motorino. Penso di sì. Ciao, dove hai posteggiato? Su un albero. Biologia, chimica, matematica. Certo è che qui alla cittadella un bel ripasso per studenti e docenti sulle buone norme del codice stradale non sarebbe una cattiva idea. Come potete vedere infatti qui il divieto di sosta e fermata 024 fa eccezione. Vieni a piedi? Appositamente o non hai l'auto? Noi facciamo proprio niente. La migliore soluzione infatti. Preferisci il trasporto pubblico perché sappiamo non ci sono posteggi. Esattamente. Tantissime, come avete sentito, le lamentele dei ragazzi, ma a provare per credere abbiamo effettuato la prova del 9 cercando noi stessi un posteggio. Riusciti a trovare il posteggio per la nostra automobile. Per fortuna questa mattina non siamo in veste di studenti, infatti se avessimo davvero cercato il posteggio per seguire una lezione qui in cittadella non ci saremmo arrivati, la lezione sarebbe già terminata, visto che abbiamo impiegato quasi 1 ora per trovarlo.